41 anni e ho iniziato a studiare musica all'età di 7 anni, quindi nel 1987. Il mio primo strumento è stato il clarinetto, e nonché anche il primo amore, perché il primo strumento è sempre il più bello, insomma. Poi sono passato ad altri strumenti, sia complementari che non, però diciamo che il clarinetto è rimasto il mio strumento principale. Ci siamo, dai. E poi che dire, insomma, il clarinetto in quanto strumento molto espressivo, ricco di personalità, capace poi di trasmettere davvero ciò che noi siamo, e quindi fa entrare molto, è uno strumento che fa entrare molto in sintonia il musicista con se stesso, quindi si presta a svariati generi. Ogni tanto è stato un po' sottovalutato nel corso degli anni, un po' come strumento bandistico, però insomma io ho sempre amato il clarinetto. Poi ripeto, il primo strumento è il primo amore, quindi cioè è bellissimo, nel senso, c'è strumento più bello? No, penso proprio di no. E quindi il clarinetto e poi tutti i sassofoni, quindi dal soprano, contralto, tenore, baritono, poi il pianoforte, suonicchio, il flauto traverso, per dire, faccio quattro note. In infanzia ho studiato tromba, però ho smesso perché era un po' inconciliabile gli strumenti a bocchino con gli strumenti ad ancia. E poi suono la fisarmonica cromatica. Anche questo è uno strumento molto bello e viscerale, perché la fisarmonica poi nasce proprio cromatica, nel senso è quella, diciamo, quei bottoni da tutte e due le parti, quindi al sistema francese. Dopo, nel corso degli anni, la fisarmonica è stata messa per verticale la tastiera del pianoforte, però all'inizio era proprio la vera fisarmonica, era quella col sistema francese. Quindi sono questi gli strumenti che suono. Ah sì, ma la voce è stata una scoperta in realtà non voluta e non considerata, nel senso che poi nel corso della carriera, fa un po' pesante, nel senso, nel corso della mia esperienza musicale mi sono trovato in circostanze dove la voce era veramente necessaria, e quell'input in più, nel senso, la voce è un grande strumento, anche se io non sono prettamente un cantante, però diciamo che arrivava prima una canzone cantata che 100 canzoni suonate bene, e quindi la voce è stata un po' una necessità, diciamo, del mio lavoro di fare musica. Poi sono piaciuto e quindi ho continuato a sfruttarla. Le radici sono importantissime, penso che un artista debba essere assolutamente empatico e in linea con quello che è il suo essere più interiore, perché è tutto riflesso del nostro carattere. Quindi io sono un artista prettamente swing, molto blues, ho molte radici su queste tipologie di musiche, e il mio modo di cantare poi si riversa e si riflette molto nei generi musicali e nel mio strumento. Voilà. Dankeschön. Yeah! Che bello, io la tuba la amo. Papà, 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 papà. La musica, per quanto mi riguarda, è cominciata in età veramente precoce, nel senso, ero giovanissimo. Credo che la mia musicalità fosse già dentro di me proprio fin dalla nascita, proprio perché già a 2 anni, 3 anni, mio papà ascoltava molta musica, mi ricordo, perché in casa mia non è mai mancata la musica. I miei poi erano due ballerini, gli piaceva tanto la musica da ballo, il liscio, loro seguivano molte orchestre,
e quindi ero sempre un po' con loro, perché quando potevano mi portavano, e questa cosa ha influenzato tantissimo anche la scelta di questo strumento, che non è casuale. E quindi io credo che la musicalità fosse sempre stata dentro di me, nel senso la musica c'era già, la musica ci sceglie in realtà, perché poi l'approccio alla musica come didattica e come studio può essere un po' fatta da tutti quanti, cioè tutti possono avvicinarsi alla musica a tutti i livelli, però quando è proprio viscerale è una cosa che credo tu debba avere già dentro. E quindi io mi ricordo che il primo strumento che mi diedero era il classico flauto, no? Il flauto dolce, quello da... che non, io non andavo neanche all'elementare, quindi non andavo neanche all'asilo. E quindi c'era già questa voglia di seguire, no, i dischi, suonare sopra i dischi. E quindi, sai, già questa posizione, lo stare così, era già proprio... c'era già. E poi va bene, credo che un'altra cosa che formi tanto un musicista e un artista in generale sia il percorso di studi che fa e soprattutto le persone con le quali cresci. E io devo ringraziare i miei maestri, i maestri che ho avuto e soprattutto il mio... non dirò mai abbastanza quanto sono grato a questa persona. Lui si chiama Francesco Sicari e ci tengo tantissimo, perché è stato la persona che poi mi ha aperto un mondo, perché il modo di imparare la musica non è scontato, il come farla, cosa fare e capire l'attitudine di una persona, a che cosa è portato di più. Io mi ricordo che a scuola avevo con lui, con il mio maestro Franco, avevo... era il periodo di Canale 5, quindi dai 9 agli 11-12 anni mi faceva già scrivere la musica. Io poi sono stato uno dei ragazzi, penso delle persone più giovani, a dare l'esame di composizione a livello italiano, perché io mi sono diplomato a 13 anni, una cosa del genere. Quindi ti davano proprio il tema, no? Sviluppo, tre temi, c'erano quattro battute poi da sviluppare in una canzone. Io mi ricordo che sono stato uno dei diplomati più giovani a livello italiano. Quindi la musica ce la devi proprio avere dentro, nel senso non ci sono molte, non so, non è neanche facile spiegare, sai? L'esperienza televisiva è stata bellissima, anche se poi inconsciamente vissuta molto alla leggera, perché io ho fatto Bravo Bravissimo alla sua prima edizione, quindi nel 1991, e oggi ripensandoci dico 30 anni fa, ebbene sì, e la cosa è nata un po' per caso, mia madre chiamò e andai a fare le selezioni, insomma, e la selezione fu tra l'altro lunghissima, perché Bravo Bravissimo accoglieva bambini prodigio un po' da tutto il mondo. Viene da Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, e si chiama Marco Nicoletti. E quindi c'erano tantissimi bambini alle selezioni, quindi le ho superate fortunatamente, ho fatto la prima fase, la seconda, sono arrivato in trasmissione, è stato un bellissimo percorso quello, sono arrivato in finale quinto. Quindi sono molto molto contento. Poi fatto questa esperienza, mi vide Toto Cutugno, che io ricordo ancora veramente con tanto affetto, e mi chiamò a fare Piacere Rai 1. Era uno spettacolo itinerante che ogni settimana cambiava teatro, girava tutti i teatri italiani, e io partecipai, tra l'altro era in diretta e non registrato, e io mi ricordo che, cioè, con Toto ci fu una sensazione bellissima, cioè non mi chiese niente. Hai presente quelle situazioni dove veramente il tuo interlocutore ha già capito con chi sta parlando? Cioè mi ricordo che disse alla produzione: allora domani voglio il pianoforte, voglio un sassofono, mi portate la fisarmonica, allora Marco che pezzi vuoi fare? Questo va bene, ci vediamo domani. Non abbiamo provato. Allora che tonalità la fai? Vai in re. In re? Va bene, allora. Siamo? Parti te, dai. Non abbiamo provato niente, per chi andrà poi a vederselo
sui vari canali in giro YouTube, anche sul mio, cioè c'è questo ricordo di questa trasmissione con Toto, è fantastica. Abbiamo fatto Petit Fleur insieme, un cha-cha, un twist a due sassofoni. Lui era veramente un artista completo e sapeva il fatto suo assolutamente. Poi da lì TV locali, va bene, varie partecipazioni, ho lavorato tanto, ho fatto tante serate, poi rientravo fortunatamente o sfortunatamente, poi parleremo di questo risvolto dei bambini prodigio, no? Nel senso che suonando già tre strumenti a 10 anni rientravi un po' in quella fascia di bambini un po' particolari, nel senso che avevano delle attitudini particolari, un particolare talento. È chiaro che a 10 anni, 10-11 anni, vivi tutta questa cosa come un gioco, cioè c'è competizione, è chiaro, però un bambino ha una prospettiva totalmente diversa di un adulto, della gara, della competizione. Sai che è stato proprio un percorso talmente già segnato, fino a quando poi ho deciso di fare musica proprio per vivere, quindi non... Io poi sono stato catapultato in un mondo molto difficile, che era quello delle orchestre, orchestrine da ballo, quindi io ho cominciato veramente giovane, ma se ci ripenso oggi era da fulminati, nel senso che anche cioè mio papà che mi portava probabilmente aveva già visto lungo o aveva già colto delle cose che ovviamente tu da bambino non puoi vedere. Cioè io a 9 anni suonavo il clarinetto in si bemolle, tra l'altro il completo, quello col mi bemolle discendente, la ritorta, quindi un buffet, mi ricordo, che è lungo così, e ovviamente da bambino ti arrivava al ginocchio, nel senso un clarinetto molto pesante, importante. Io andavo già in orchestra, orchestrine, suonavo con gente di 30, 35, 40, 50, 60 anni, quindi io sono cresciuto tra l'altro insieme a quelli più grandi di me, alle persone più grandi e più maturi di me, e mi ha formato tantissimo. L'orchestra è importantissima per un musicista, cioè fare gruppo e suonare insieme agli altri è la cosa più bella del mondo. Poi il solista, va bene, fai il solista, studi da solo e tutto, però fare musica insieme, la musica è soprattutto condivisione. Quindi se ti devo rispondere, non c'è stato un momento particolare nel quale ho detto ecco ci siamo, cioè nel senso che io ho sempre amato la musica, nel senso che la musica, cioè a me dispiace pensando a un domani di invecchiare e terminare il mio percorso, non tanto per tutto il resto, quanto per il fatto che non riuscirò probabilmente a imparare più cose che ancora sto imparando, perché è sempre una scoperta e l'umiltà è la cosa più importante, capire che c'è sempre da imparare qualcosa, c'è sempre qualcuno più bravo e se non è necessariamente più bravo di te, ha sempre qualcosa di diverso. Io mi trovo con bambini che hanno dei talenti pazzeschi, cioè bambini ai quali tu suoni una cosa e subito te la rifanno uguale, te la replicano e hanno dei doni. Quali sono doni? Sono talenti. Quindi la musica, ripeto, non è un fare retorica, però ci sceglie. Quindi credo che come tutte le forme artistiche sia già innata dentro di noi. Sono sempre stato, dato anche il mio strumento e la mia tipologia di carattere, e sono sempre stato più che altro un solista, più che un musicista da fila, perché o un musicista da sessione o da ensemble, proprio perché ho sempre avuto un carattere molto dirompente e poi una grande predisposizione all'improvvisazione. Quindi sostanzialmente sono sempre stato un musicista, un frontman. Quindi poi mi sono sempre abituato a lavorare anche con altre persone, quindi mi piace collaborare, mi piace essere di supporto, mi piace stare dietro le file, mi piace coordinare, però soprattutto sono un musicista, cioè sono un frontman. Poi col fatto di aver anche cominciato a usare la voce e il canto ha cambiato comunque le carte in tavola. Adesso anch'io con il mio quartetto swing, con gli MM Quartet, tra l'altro usciamo a breve con un progetto, con un disco nuovo, io canto e suono, e quindi ho sempre questa cosa dello strumento in mano, perché per me è straimportante, cioè cantare senza avere il sassofono e il clarinetto in mano è come se mi mancasse qualcosa. Quindi io mi sono proprio abituato a rapportarmi così, o sono al piano e quindi suono il piano e canto, oppure ho il clarinetto in mano, oppure il sassofono, e poi vabbè. Io non sono un direttore di orchestra perché non ho
terminato gli studi di direzione di orchestra, anche perché erano immensi, nel senso che la direzione di orchestra poi è l'ultimo step dopo la corale, il diploma di strumento, ci sono dei percorsi da fare esagerati, è un po' come l'illuminazione finale, no? Il direttore d'orchestra è sempre un arrivo, davvero un arrivo, e dopo da lì devi partire per sviluppare tutto un percorso. Però l'opportunità che ho avuto qualche anno fa di cominciare a dirigere le bande, quindi quelle che da noi sono chiamate bande, in realtà sono orchestre di fiati, sono orchestre in tutto e per tutto, con la differenza che non abbiamo gli archi, quindi non abbiamo, a differenza della filarmonica, della sinfonica, non ci sono i violini, i violoncelli, le viole, i contrabbassi, cioè, ma c'è tutto quanto. E la direzione ti cambia veramente la prospettiva. E l'altra cosa importante che mi ha veramente cambiato è il coro. Io per un periodo ho diretto il Monterosa, il coro storico degli Alpini di Busto Arsizio, e poi ho avuto modo di ascoltare altri cori, e il coro è l'espressione più bella e più pura della musica, davvero. Se vi piace cantare, adesso indipendentemente dal clarinetto, che è lo strumento più bello di tutti, ma indipendentemente da questo, il coro è stupendo, ti apre la testa in una maniera incredibile. Poi il coro alpino, vabbè, io ho proprio un debole per i cori alpini, però ecco, non siate ottusi, perché la musica è bella proprio perché è un continuo ricercare. Poi è chiaro che uno dice: a me l'heavy metal non piace, a me non piace il punk, o a me non piace la musica medievale. Non l'ascolti, ci provi, non l'ascolti, però prendete tutto per la sua interezza, non mettetevi troppi paletti, ecco. Ma il discorso della musica da ballo, secondo me, per me è motivo di grande dispiacere, nel senso della poca considerazione che si ha della musica liscio. Poi attenzione, c'è liscio e liscio, io cerco nel mio piccolo da lombardo, cioè da Veneto che viene in Lombardia, comunque di portare avanti la tradizione romagnola. Lì è folklore romagnolo, cioè Casadei, Borghesi e tutti i grandi maestri del liscio sono stati grandi maestri, hanno secondo me è sbagliato veramente pensare, perché allora c'è, cioè, la bachata sì perché è bella, c'è, cioè, il reggaeton sì perché è espressione di un paese, cioè, l'ukulele sì perché è bello e liscio no perché fa brutto, non ho capito. Mi innervosisco un po', nel senso, specialmente se musicisti. Ah, ma sì, vabbè, ma il tef è liscio. Ok. Cominciate a studiarlo, cominciate a capire cos'è, da dove viene, che radici ha, e poi come era orchestrato. Oggi forse è un po' caduto in basso il liscio, ma la tradizione di Secondo Casadei e del maestro Vittorio Borghese, di tanti altri grandi, è tanta roba, nel senso. Io vengo da lì e la mia radice è quella lì e non mi vergogno, anzi io sono fiero di fare, oltre allo swing, al blues, al rock and roll, al rhythm and blues, al jive e a tutti i generi che a me piacciono e che io amo, mi piace tantissimo suonare il liscio, assolutamente. Ma io credo che ci sia un impoverimento generale della voglia di costruire qualcosa, cioè è difficile davvero coinvolgere i giovani oggi. Io non sono vecchio perché io ho 41 anni, quindi posso dire di essere un uomo di mezza età, nel senso che se tutto andrà bene sono a metà del mio percorso e forse sono anche un leggermente ottimista, però se tu guardi quello che viene creato oggi, per la musica è veramente poco, cioè si fa veramente poco, spazio collaborativo, spazi dove creare. Le bande sono importanti, io cerco sempre di far passare questo messaggio, le bande sono importanti perché anche trovarsi in banda è fare gruppo, è stare insieme magari per un ragazzo, stare insieme a qualcuno di più grande, per un adolescente confrontarsi con persone più mature, suonare insieme, fare orchestra. La musica nasce dall'insieme, capito? Poi siamo tutti più o meno bravi a fare i solisti, però prima di questa cosa c'è la musica d'insieme. La musica è bella perché si fa insieme, come la vita, è un percorso da affrontare e da percorrere, è una strada da percorrere insieme alle persone che vogliono condividerla con te. Gli altri stati, tanti altri stati in Europa e nel mondo, per esempio io guardo l'America, l'America può avere tanti difetti, ma sotto il punto di vista anche culturale e musicale, i college,
le high school, per esempio le marching band, lì sono pieni, hanno la cultura, tutti suonano lo strumento, da ragazzi e ragazzini, poi ed adolescenti, poi non è che tutti diventino musicisti, però guarda che cosa fanno, noi non ce l'abbiamo quella cosa lì in Italia, e concludo, in Italia o scegli il percorso di fare il liceo musicale o il conservatorio, oppure è difficile anche trovare genitori che spronino oggi i figli a fare musica. Se il bambino dice: mamma, non voglio più venire, non voglio più andare a fare musica, la prima cosa è: non voglio più venire, cosa dobbiamo fare? Non è che gli posso puntare il fucile. Ok, però capisci, è tutto sbagliato, perché secondo me la musica fa bene, fa proprio bene all'anima. Quindi più gente suona, meglio è. 1, 2, 3, 4, 1. Quando finì di suonare, anche le campane suonarono.